Ciao, oggi parleremo di una forza che ci può spingere a dare il massimo. Ascoltiamo uno che l'ha scoperto, sempre rileggendo il Vangelo di oggi. Bene, abbiamo con noi addirittura Simone, colui che diventerà Pietro, il capo degli apostoli. Ehi, amici! Ciao, sono Pietro! Come vedete, ora sono felice! Perché? Perché ho incontrato il Maestro, Gesù di Nazareth! Ma dovete sapere che non era sempre stato così. Qualche tempo fa io ero triste perché non prendevo più pesci e la mia vita stava andando a rotoli. Non prendere pesci per un pescatore vuol dire non combinare niente di buono! Ma quel giorno è arrivato lui! È arrivato il maestro e mi ha chiesto in prestito la barca perché dovevo parlare alle folle e io gliel'ho data e lui ha parlato, ha annunciato a tutti la buona notizia che era venuto a liberare gli oppressi, a occuparsi dei poveri, dei peccatori e tutto questo gratis per tutti e a questo momento. Queste parole mi hanno mosso il cuore e quando mi ha detto Simone, esci al largo con la tua barca. Ma come? È l'una di mattina, i pesci non ci sono, si prendono solo di notte i pesci. Ma mi sono fidato e sono partito. Oh, tutti mi dicevano, i capitani sul molo delle altre navi, Pietro, imbordito, dov'è che vai? Vado fuori a pesca. Ma come mai? Me l'ha detto Gesù. Ma chi è questo Gesù? Il falegname. Sì, il falegname è andato giù di testa, Pietro. Poi, quando a un certo momento ha chiamato Clotilde, Pietro, dove stai andando? Sto andando a pesca, ma adesso è tardi. Sì, ma me l'ha detto Gesù di Nazareth. Chi? Il falegname. Ah, mio marito è impazzito. E così tutti la pensavano, ma avendolo fatto, io presi una grande quantità di pesci enormi come questo, 153 grossi pesci che nessuno aveva mai pescato fino ad ora. Tant'è che le barche si rompevano dai grandi pesci che c'erano dentro. E poi sapete, lui, il maestro, mi ha detto: Simone, d'oggi, se vuoi, sarai pescatore di uomini per dare il massimo, per contribuire alla mia missione. Sì, amici, pescatore di uomini, meccanico di uomini, studente di uomini, ingegnere per gli uomini, insomma, il maestro propone a tutti di dare il massimo con lui a servizio del suo regno. Ti interessa? Ciao!